Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prima l'ho detto, il più giovane campione del mondo, perché è esordito a 18 anni durante il mondiale del 1982. 18 anni. 18 e mezzo. Ah, scusa, scusa. 18 e mezzo. A 18 anni, sì. Vediamo cosa nasconde il primo cassetto. Prego. Prego. Cioè, vai di tanta immaginazione, perché questi sono orribili. Sì, sono orribili. Ma tu avevi dei baffi. E che baffi? Io avevo i baffi. Eccolo. Sì. Perché Bergomi è baffo. È baffo. È il baffo del calcio. Qui, sì, è da lì che Giampiero Marini mi ha dato il soprannome di zio. Perché sono entrato negli spogliatoi della prima squadra e mi sono seduto così. Mi ha detto, ma di dove sei tu? E allora gli dico, sono di Settala, vicino a Milano. Lui di Lodi. Fa, quanti anni hai? 16? Fa, sembri mio zio. E da lì è rimasto zio per sempre. Quindi a 16 anni eri già zio? Ero già zio a 16 anni, sì. Senti, si vede che, mettiamo la foto dell'epoca, si vede che non andava di moda proprio togliersi le ciglia, eh. Guardate, una Frida Kahlo in confronto, era bionda. È vero? Lasciatela, ti prego, David Marcotulli, lasciami sempre questa foto accanto a te. Perché te le pettinavi, te le tagliavi, che facevi? Non facevo niente. Niente? No. Quindi ovunque tutto così. Difatti ero amico di Elio. Sono amico di Elio. Dello storico. Sì, è vero. Quindi scusa, togli un attimo gli occhiali. Adesso le abbiamo tolte. Sì. Non crescono più qui. No, crescono. E tu le togli? Certo. Eppure qui le tagli, sì, no? È le tutto preciso adesso. Si migliora. Sono professore, scusa, professore di moda. Queste cose sono importanti, sono dei tecnicismi. Ma spinzettarsi è alla base. La barba, le sopracciglia. Ma bisogna essere carini, pronti e moderni sempre. Sempre. Allora non era di moda. Infatti abbiamo una delle tue prime interviste, caro Beppe Bergomi, dove tu, insomma, era poco prima dei mondiali, era tutto orgoglioso di tutti sti peli, baffi, cose. Prego. Come andrà a finire tra Juventus e Fiorentina? Ma diciamo che noi adesso messo diventiamo gli arbitri dello scudetto. Quindi siete corruttibili o no? Ma no, noi giochiamo le nostre partite e poi vedremo. Adesso domenica andiamo a Torino e poi riceviamo la Fiorentina in casa. Ecco. Noi cerchiamo, puntiamo al terzo posto, quindi non dobbiamo regalare niente a nessuno. Intervista del 18 aprile del 1982, avevi 18 anni. Avevo appena esordito in nazionale, 4 giorni prima. 4 giorni prima ed eri già così, zio davvero. Ma questo lo voglio però, perché con Beppe Viola, bellissima, bella intervista. Mi ha anche emozionato perché non la ricordavo questa intervista, molto bella. Cioè bella nel senso perché lui era un grande personaggio e quindi alla Domenica Sportiva lì... Mamma mia. Ora mi stai sfidando. Voglio che anche questa sia una bella intervista. Sì. Assolutamente. Questo? Chiave di un albergo. A Puerta del Sol. Come no? Qui siamo che albergo è? Ad Alassio. È l'albergo del ritiro, prima di andare a fare la fase finale dei mondiali in Spagna. Allora, raccontami un attimo. Come funziona? C'è la come si chiama? Ti chiamano la convocazione. Sì. C'è la convocazione, ti chiamarono e cosa ti dissero? Tu a 18 anni e neanche mezzo. Allora, tu devi sapere che prima c'era una volta la lista dei 40. Oh. C'era la lista dei 40 ed ero dentro nei 40. Sì, però in questa foto qui, quella lì ufficiale, non siete 40. Quale ufficiale? Quella lì che mettiamo sempre. No, questa questa è la formazione in campo. Questa è la formazione in campo. E poi ci sono altri 20 poracci che non fanno niente, neanche la foto. No, ma poi dopo dai 40 arrivano i 22. Okay. E i 22 lì, insomma, sono rientrato nei 22 perché sono per andare a fare i mondiali e poi niente, poi ho avuto... Come difensore? Sì. Difensore. Dove vogliamo arrivare? Come ci sei arrivato poi in campo? Perché quando ti hanno chiamato ho detto guarda non ti fare, cioè non pensare di giocare, sei una riserva. Un po' di fortuna, dai, un po' di fortuna. Non è come adesso, una volta 11 in campo, 5 in panchina e gli altri andavano in tribuna.
Allora, il difensore destinato alla panchina era Pietro Vjarkovut. Ve lo ricordate, il russo? No. Pietro Vjarkovut. Vabbè, ma pure voi Pietro Vjarkovut. Dai. La Sampdoria giocava. Sampdoria, Roma, Fiorentina, Milan, Juve, ha giocato dappertutto. Solo che tre giorni prima dell'inizio del mondiale si fa male alla caviglia, allora viene Enzo Berzotti e mi dice: in panchina vieni tu. Va bene. E io sono stato in panchina fino alla partita contro il Brasile. E poi perché va in campo? Chi si fa male? Si fa male Fulvio Colovati. No. Al 34esimo del primo tempo, distorsione alla caviglia, Berzotti mi guarda e mi dice: ragazzo, scaldati. C'erano 40 gradi, c'era poco da scaldarsi. di allacciare le scarpe e andare dentro. E vediamo il tuo esordio proprio ai mondiali. Va bene. Ragazzo, scaldati. Incidente a Collovati, siamo al 31esimo del primo tempo. Intanto Berzotti sta facendo preparare Bergomi e Marini. Sembra accusare una distorsione Collovati. Ed esce Collovati zoppicando. Ed entra Bergomi. Ti ha fatto così con la mano? Che Cabrini. Cabrini ti ha detto. Mi ha caricato, insomma, sono andato a marcare Serginho, che forse insieme al portiere era l'anello debole di quel grande Brasile. Però devi sapere che era alto 1,90, aveva le braccia che erano grosse come le mie gambe. Era enorme, guardalo lì. Sì, era enorme. Faceva proprio paura. E nella finale partecipasti poi all'azione. Cioè, un difensore non sempre partecipa all'azione, lo sai, vero Lorenzo Farina? Lo so, cioè, un difensore cosa fa? Il difensore difende, ma nel calcio moderno i ruoli, insomma, i difensori vanno avanti, anche i portieri, tipo Neuer, quanto so cultura, madonna! Perché la nostra missione è aiutarlo nel calcio. Ho già fatto una figuraccia prima della diretta, con dopo me lo dici. Quindi lui partecipa, Bergomi, da difensore, partecipa comunque all'azione che portò poi Tardelli a fare gol. Sì, perché dentro l'area di rigore c'eravamo io e il povero Gaetano Scirea, che ci siamo scambiati la palla. Abbiamo salutato anche l'altra volta. Assolutamente. Rivediamo quel momento. Subentra Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli. Ed ecco che Juan Carlos Rezzi, Spagna, consegna a Zoff, campione del mondo, la Coppa del Mondo. Campione del mondo. Voi avete una chat? Sì. Avete una chat? Certo. Hai il telefono con te? Sì. Possiamo fare una cosa? Puoi per favore dire ciao ragazzi, non so, vedi tu, cosa fate? Non dire che sei qua, Vediamo cosa rispondono, chi risponde, Non devo dire che sono qui, No, non dire che sei qui, È la chat dei campioni del mondo dell'82. Lo facciamo in diretta, Chicco, allarga l'inquadratura, sta mandando il messaggio. Cosa hai scritto? Così per sapere. Ciao ragazzi, cosa fate? Cosa fate? Rispondetemi, sono curioso, cioè no, perché sennò questi non rispondono. Infatti tu mi hai detto di fermare, va bene. No, perché ho paura che se la... Cioè... Dì, questo cosa dice? No, dice come mai manda... quindi, va bene? Rispondete, Mentre lui scrive, questo signore qui che ha 18 anni, appunto l'abbiamo detto prima, è il campione più giovane a aver partecipato. Caro zio, sto mangiando. Chi è caro zio, sto mangiando? Chi è? Ciccio Graziani. Ciccio Graziani! Cosa? Cosa? Io scrivo cosa? Ciccio Graziani, dirà ma che vuole questo, ma perché? Cosa? Bruno Conti! Bruno. Posso leggere? Sì. Sì, sì. Ciao zio!
Io a Trigoria, Bruno Conti, vieni da me, non ancora sei venuto Bruno Conti. Sì, ma Ciccio Graziani non mi risponde a cosa sta mangiando, non mangia la foglia, cioè nel senso sai che ha capito faccio? Che devo c'è rispondere qualcosa. Dove sono io o niente? Allora, e poi c'è un altro messaggio che non so di chi è, non, mi, non vorrei entrare nel merito. Nel frattempo che va avanti, sì? Ha partecipato ad altri 3 mondiali e c'era, eccoli qua, li abbiamo tutti. Tutti quanti, il baffo solo la prima volta, nell'82 il baffo va via, nell'86 e già lì abbiamo visto che c'è qualcosa, cioè l'estetista è entrata in campo, perché cioè, vedo che c'è una novità. Nel 90 diventi il classico calciatore figo. Che dice qui capitano? E anche capitano, sì. Arrivati terzi lì, bronzo mondiale. E chi cantava l'apertura del 90? Bennato Notti Giannini, ma rivediamo. Nel frattempo questi ragazzi devono rispondere. Prego. Ah, ah, qui è arrivato. Notti magiche. Sconfitti in semifinale contro l'Argentina a Napoli. Ancora un po' mi vergogno perché i napoletani tifavano Argentina. No, non proprio. Non proprio? No. Ah, è una io ero un po' piccolina, no? Non proprio. Ah, non c'era lo stesso clima che si respirava qui a Roma. Ma c'era Maradona, ci ha fatto vincere, capisci? Che poi non è mai più successo, lo sapevamo. Sì, poi in quegli anni, insomma, la rivalità era tra Inter, Milan e Napoli. Perché la Juventus in quegli anni non vinceva e in nazionale 7/11 eravamo di Inter e Milan e qualcuno del Napoli. E quindi questa rivalità c'era, si sentiva e lui nella dichiarazione aveva portato, non dico il tifo dalla parte sua, ma insomma un po' più tepido, diciamo così. L'hai difeso. Mm? Ecco, prima mi hai parlato dell'altro che era bello grosso, Maradona era bello piccolo. Sì, ma com'era a marcarlo? No, ma era il più bravo di tutti, era il più forte in assoluto. Che se lo marcava un difensore ti portava fuori. Se lo marcava un centrocampista andava a fare la punta, ma poi era sempre leale, perché anche tu... Leale? Volta, perché una volta si menava, Si menava, pure sì. Mo mi pare però. No, ma no, oggi fare il difensore, insomma, non puoi far nulla, ma una volta lui le prendeva, si rialzava e continuava a giocare. Quindi veramente è stato l'attaccante, cioè il giocatore più forte con cui ho giocato contro, in assoluto. Nel frattempo la chat dei campioni dell'82 è sempre aperta. Abbiamo altro? Fettuccine... Allora, Ciccio Graziani risponde in diretta, poi quando scoprono che sono in diretta, allora risponde, sto mangiando fettuccine con sugo di chianina, una goduria. Questo di Bruno Conti si può leggere? No, questo non si può leggere. No. A Roma non penso. A Roma no, quest'altra cosa no. Che dice Bruno Conti non si può leggere perché è una cosa privata. Vuoi chiudere la chat? Diciamo, ma gli altri dormite? Gli altri. Mandate il fo- ragazzi, non è una. Cioè, chi è che sta in Qatar? Chi è che sta in Qatar? Spillo. Spillo è in Qatar. Un attimo, devono continuare a scrivere, poi mandiamo il foto. Un attimo, le cose vanno montate come la panna. Mamma mia. Spillo dove sei? Perché di solito al mattino ci sveglia lui. Ah, lui mi sveglia lui, Spillo. Sì, perché ci mette le foto in spiaggia. Ricordiamo al chi sole. È Spillo. Spillo Altobelli. È quello che ha fatto il gol in finale, il gol del 3-0. Altobelli, vieni da me. Perché... Mamma mia, il melograno. Perché c'è la melagrana qui? Perché questo. Perché. Devo raccontarla? Di solito è un frutto di fertilità. Mm. E questa invece ho rischiato la vita. No, perché in una sera
Allora, tu devi sapere che in casa quella che menava era mia madre. Di solito il papà, dici? No, perché è l'inizio del libro, no? Quando un po' romanzato, però in casa era lei quella. Mio papà, perché se menava mio papà, che era alto 1,90, era tosta. Però una sera io e mio fratello non facevamo i bravi e lui è rientrato e c'era questo sulla tavola. Questa melagrana così, sì, bella, grossa. Così, e ce l'ha tirata. Solo che non ci ha preso, è esplosa e ha sporcato tutto. E quindi questo è l'unica volta che ho visto mio papà veramente arrabbiato. Arrabbiato? Arrabbiato, sì. Lui aveva un distributore di benzina, è vero che non potevate avvicinarvi? No, potevamo. Potevate, anzi, andare? Sì, sì. Ah. Sì, potevamo avvicinarci e anche da far benzina, da aiutare, insomma. Perché mio papà e mio zio avevano autonoleggio, anche portavano la gente in giro, quindi lì rimaneva mia mamma e un aiutino, insomma, lo voleva anche da noi, certo. Avevano capito che eri forte? I miei? No, perché mio papà non è mai stato un grande amante del calcio, era più sulle moto, è stato un dilettante della bicicletta e quindi calcio, mi diceva sempre, quando arrivavo a casa da piccolino facevo tanti gol, cioè, ma che ruolo fai? E io ci faccio il difensore, cioè, devi fare l'attaccante, però così. E mia mamma è venuta allo stadio una volta sola a vedere un Inter Torino e poi dopo, quando giocavo io, siccome mio papà l'ho perso molto giovane, avevo 16 anni. Quindi lui non ha visto niente, neanche il mondiale. Lui ha visto una volta una partita, mi ha portato un torneo Rececconi a Nerviano. A fine partita noi giochiamo con la Lazio e finisce la partita e dico, papà, hai visto la partita? Mi sono addormentato in macchina, no, era talmente stanco e quindi non mi è mai visto giocare. No. Questa cosa ti è un po' dispiaciuta? Un po' sì, insomma, perché sai, avere i genitori a fianco, ma soprattutto anche pensare al percorso che ha fatto mia mamma, no? Che è molto emotiva, quindi quando giocavo io non seguiva mai le partite, faceva giro al cimitero a trovare suo marito e poi andava in giro. Quando finiva la partita e sapeva il risultato, insomma, si tranquillizzava un po', ma prima... Chissà quante volte si sarà affidata a tuo papà durante quel giro al cimitero? Sempre, sempre. E andiamo avanti col prossimo cassetto. E questo? Mi devi aiutare tu. Elefante. Safari? Elefante. Safari. No. Scuola? Mondiale. Chi marciava con gli elefanti? Chi marciava? Ah, Pirlo. Chi marciava? Quindi la scuola, l'interrogazione, a scuola dalle suore? Quella foto lì? Sì, la voglio sapere tutta. No, interrogazione con sua Rada, poverina, che appena è venuta a mancare anche lei, che alla fine l'avevo trovata in una mia visita in carcere a San Vittore, lei faceva volontariato lì, era malata, a distanza di poco tempo è mancata, ma è stata per me una grande insegnante. E interrogazione, sai quando esci, che sei preparato, che sei tutto a memoria, vado fuori. Era su Annibale l'interrogazione. Vado, quando non ti rimane in testa una cosa, e niente, piango, ero piccolino, torno al posto, e c'è un suora, ma io la so, sono tornato fuori, la sapevo, gliel'ho detta tutta, e ho preso un bel voto. Beh, bravo, perché l'emozione può fare brutti scherzi. Come no? In campo l'emozione conta, anche lì. La gestione delle emozioni è importante. È importante. Perché vi aiuta a gestire le emozioni? C'è un calciatore, poverino, ma deve fare tutto da solo. Cioè, chi è che lo aiuta? C'è l'entourage, sono allora, psicologi, è il mister che vi aiuta, non lo so. Vabbè, il mister sicuramente è una figura importante. Sì. Prima abbiamo parlato dei mondiali del 90 e noi abbiamo avuto veramente un maestro come Enzo Garzotto che ci ha aiutato tantissimo. Adesso che i ragazzi vivono grandi pressioni, sicuramente avere una figura come uno psicologo sportivo può aiutare. Perché la gestione delle emozioni è importante. Nel non avere questa ansia prepartita che ti va a togliere anche delle energie. Quindi deve essere quella giusta, quella, come diceva il mio allenatore Osvaldo Bagnoli. Tu sai cosa sono le farfalle nello stomaco? Eh sì, quando ti innamori. Bravo. Ah, le usava per il campo? Lui diceva, sentite che non il serpentun, in dialetto milanese, non hai il serpentone che ti viene su, ma quello giusto fa, sì. Non puoi andare in campo a giocare. Quindi deve avere l'adrenalina giusta, però che non deve sfociare e non andare oltre, perché sennò ti toglie troppe energie. Quindi la gestione delle emozioni, secondo me, è molto importante per un calciatore. E allora facciamo una cosa. Nel frattempo c'è sempre la chat aperta con i campioni del 1982, quindi qualcuno magari altro ha scritto. Noi vorremmo darti la possibilità di rifare quell'interrogazione su Annibale.
abbiamo la cattedra, abbiamo la lavagna e abbiamo anche le domande. Quindi? Con risposta multipla, eh? Ah, un po' come fanno, capito, le scuole anglosassoni. Mi segui? Sì. Attenzione, perché... Risposto Cabrini. Cosa, scusa? Ha risposto Cabrini. Cabrini ha risposto. Leggi, leggi tu perché... Sì, sì. Zio, ma non sei dalla Balivo? Ah, grande Cabrini! Sì. E noi gli diciamo sì e ti rispondiamo in diretta perché anche un uomo può fare più cose, vedete? Ok. Perfetto. Mandiamo una foto, ormai è andata, una foto, no, togliamo gli occhiali perché ragazzi non è proprio il massimo, ecco. Vai. Mandate. Vi abbiamo letto in diretta TV, mettete su Rai 1. Attenzione, la prima domanda, signor zio. Sì. Scusi, Bergomi, è da quale nazione partì Annibale con lo scopo di invadere l'Italia? Risposta multipla. Germania, Grecia, Spagna, Polonia. Quindi? Dalla Spagna. È dalla Spagna! Attenzione, una domanda più tecnica. Ci ho preso un po' di tempo perché arriva. Vabbè, ha ragione. Diamo del lei, un po' di distanza. Prof, scusi. Prof. Scusi, prof. Poi? Con quanti elefanti il condottiero Annibale attraversò le Alpi? 15. Questo è difficile, ragazzi. 37, 52, 81. Dica un numero giusto. 37. Com'è? Vabbè, ma questo hanno suggerito. Chi la sa? Ma figurati, la prima fila se la sapeva. Questa hanno suggerito, hanno suggerito. Per favore, non suggerite l'ultima. Quando Annibale giunse in Italia, sì? Quale popolo gli oppose resistenza? I taurini, gli asinelli, i galletti, gli equini. E la prima, e la due, la tre, la quattro... Qual è? Tommaso Rinaldi, qual è? Qual la è? Chele di Fiore, Dominella. Mamma mia, la commercialista. Non ho sentito, ripeti. Non ho sentito. Un aiuto da casa? Gli asinelli. L'aiuto da casa? No, gli asinelli, no. Gli asinelli. Allora, gli asinelli, secondo voi gli asinelli? No. 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 Gli equini? Che fanno? No. Appunto. No. I galletti? No. E quindi? I taurini. I taurini. I taurini. Quindi è stato molto bravo. Il voto, scusate, è campione del mondo, ha giocato 4 mondiali, ha marcato Maradona, ma secondo voi 10? Grazie. Un altro ha risposto, eh? Grande zio. Questo è mio amico. Ah, scusa. Che è in ospedale. No, tutto a posto? Sì, sta facendo dei controlli, no, sta abbastanza bene. Dai. Va bene, va bene. Sì, sì. Va bene, no, perché non volevo fare... Torniamo alla cassettiera, grazie. Hashtag, vieni da me, commentate questa intervista che è diventata un po' surreale, devo dire. Cosa mi dici? Allora, stanno impazzendo per la chat dei campioni 82 in diretta, c'è addirittura un veggente che ha pensato ciò che ha scritto Bruno Conti, che non si poteva dire, e lui l'ha interpretato. Quindi voi avete un infiltrato che twitta... Oppure è prevedibile vista la sconfitta di ieri della Roma, dicono? Perché ieri, visto? Perché la Roma ha perso... Quante cose so di calcio? Ha perso la Roma, ma cioè? Ha perso. Ma 3-1! Non ha perso. Ci stiamo concentrando per il derby, dai ragazzi, non ha perso. Non è andata questa partita. Abbiamo perso 3-1. 3-1 contro chi? La Juve. No, contro la Juve ancora, ma perché sempre contro la Juve? Ho capito. No, vabbè. Ma io poi... voglio sapere una cosa, scusami Caterina, ho una curiosità enorme. La chat su cui state contattando è la stessa a cui attinge Sharon Stone? Cioè? Ti ricordi la chat di Sharon Stone che cerca
amicizie, questa è una chat di WhatsApp solo i campioni ed è chiusa solo a loro. Ah, beh, perché sarebbe stata contenta. Ma sono tutti uomini impegnati, tutti questi campioni straordinari sono impegnati. Impegnato? Sì. È impegnato. Saluta di Caterina. Aspetta, Spillo! Io ho mandato la foto. Ha mandato la foto, guardate qui. Ci sta seguendo dal Qatar, Spillo. Sì. Altobelli. Anche Antonioni risponde. Sì. Ciao Beppe, buon divertimento alla trasmissione. Scusami, c'è una bottiglia. Mi dicono che devo metterla così. E poi si gira. E poi si gira. Il gioco della bottiglia. Facevi il gioco della bottiglia? Sì. No, e come è andata la prima volta? In che senso? No, la prima volta che hai fatto il gioco della bottiglia. Bene. E si faceva le feste, dai. Le feste. Bacio, abbraccio. Bacio. Bacio. E chi hai baciato? Una bella ragazza? Ho baciato, sì. Ma in quel gioco della bottiglia capitava di baciarne più di una. Un bacio innocente, però. Innocente. E il bacio eravamo vero? Il bacio vero magari qualche anno dopo. A che età hai capito che i baci erano belli? 15, 14? Sì, più o meno. Dai. Ma che volete dire? Ah, cioè, la Rossella, scusa, quella era la risposta giusta? No, 14-15 si può fare, vabbè, sì. Io 14. Non so. E il bacio con tua moglie, quando è arrivato? Il bacio con mia moglie è arrivato il 22 novembre dell'89. Ma è la data del matrimonio o del bacio? Il bacio. Se lo chiedo a mio marito, non sai neanche quando sono nata. Sai perché? È facile, perché il 22 è il mio giorno. Sono nato il 22, ho esordito il 22, mia moglie il 22, e quindi il 22 ricorre spesso. E i tuoi figli sono nati il 22? No, 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 va bene, i figli no. Nessuno. Nessuno fa il calciatore? No, no. L'hai detto quasi contenta. Mia figlia è fidanzata con un potenziale calciatore. Ieri ha fatto gol, gioca in Lega Pro, nell'Arezzo. E come vivi questa cosa che è fidanzata con un calciatore? No, bene, bene. Si conoscono da piccolini. Perché, vabbè, lui è di Firenze, si sono conosciuti e poi sono cresciuti insieme. E poi si sono fidanzati 3 anni fa. È diventato serio da papà, ragazzi? È diventato serio? Sì, no, no, però è un bravo ragazzo. È anche bello. Allora. Vorrei chiudere con questa sacca, vediamo cosa c'è dentro. Guardiamo. Perché quest'uomo, difensore ai mondiali dell'82 e poi dopo tutti gli altri, pantaloncino, è stato uno dei pochi che ha indossato sempre e solo una maglia, quella dell'Inter. Qui cosa c'è dentro? E mentre andava all'allenamento, quella cotoletta. Si portava la merenda, si dice, no? Dalle mie parti. No, da noi no. Come si dice da voi? Il panino. Il panino? La sciarpa dell'Inter. Ah, sì, perché... con la cotoletta, sì. Leggero, leggero! Chi ti preparava la cotoletta? La mamma. Io partivo da Settala col pullman, andavo a scuola a Milano, e con la borsa dell'Inter, e poi da lì si usciva col panino in mano e si andava a fare allenamento. E allora, torna un po' ragazzino. E qui, scarpe. Metto qua le con il panino. Che guardiamo bello. Il momento in cui hai vinto lo scudetto. E non solo. Va ragazzi, fischia la fine, dai! Dai che è finita! Calma ragazzi, dai, calma. Tu campione del mondo che vince lo scudetto dopo 9 anni. Bellissimo. Bergamo, dimmi. Lo aspettavo da 8 anni dopo il mondiale, non avevo vinto più niente.
troppo bello, anche questi tifosi meravigliosi, meravigliosi. Hai pensato di perdere questa partita col Napoli? No, perde no. Avevamo avuto un attimo di paura. Poi nel secondo tempo siamo andati caricati e tutta la stessa Inter di tutte le altre domeniche. Grazie. Allora, stanno impazzendo, come gli ho detto su Twitter, per la cassettiera. C'è Rita addirittura che ci ha detto che in viaggio di nozze, lei si è sposata a giugno, vedeva le partite dei mondiali. Bravo! Quindi ha fatto il viaggio di nozze così. Era interessante il marito. E infatti, un carnevale di Rio sto viaggio di nozze, insomma. Comunque, io ho preparato un meme per Beppe, perché, allora, mi spiego. Una volta era facile pure per gli ignoranti come me parlare di calcio, perché c'erano dei calciatori che erano dei baluardi. Cioè, tipo, Totti è stato sempre alla Roma, quindi pure non capisci niente di calcio, dicevi, mazza che gol Totti. Tanto stava alla Roma e lo sapevi. Perfetto. Ora invece i calciatori vanno a una squadra, vanno a un'altra. Quindi, non tutte le bandiere vanno dove tira il vento. Eccoli, Maldini, Del Piero, Bergomi e Totti. Olè. Ho studiato, Beppe Bergomi, è stato un onore per noi averti qui alla cassettiera. Grazie davvero. Grazie a voi, davvero. Molto bravo. Grazie. Bello. Grazie. E telefono, vedi se qualcun altro, no? Collovati. E Collovati. Ma Collovati non è mai venuto, Collovati. Collovati, vieni da me. Allena non può. Collovati allena non può. E non c'hanno un giorno libero, Collovati. Si allena sempre. Zio, solo i grandi campioni vanno dalla Baligo. Graziani. Fulvio, ciao zio, sei un grande. Fulvio Collovati, mi dicono che non puoi venire perché alleni, ma dai un giorno di libertà ai ragazzi e vieni qui e vieni da me. Ho capito. Ciao, baci a tutti. Grande. Grazie davvero. Daniele Massaro anche. Ah, Daniele Massaro, quella cosa. E un attimo rispondo. Grazie, grazie davvero. Grazie a te. Grazie. Beppe Bergomi.